A Genova Teglia è una vera e propria torre di controllo ad alta tecnologia della circolazione ferroviaria Ligure, operativa 24 ore su 24. Nella sede del sistema di comando e controllo, 60 persone sono impegnate a monitorare 600 treni al giorno e le circa 100 stazioni ferroviarie Liguri distribuite su circa 540 km di linea. Qui dentro si gestiscono 540 chilometri di rete, che è la rete della Liguria sostanzialmente, cioè in realtà lato Levante si arriva fino a Sestri, perché da Sestri verso La Spezia è ancora nella giurisdizione del posto centrale di Pisa. Poi le evoluzioni e le modifiche diciamo, dei confini di questi posti centrali ovviamente saranno rivalutate proprio perché questa sala che nasce oggi, che adesso comincia a funzionare, ha delle potenzialità per estendere la sua giurisdizione a livello regionale. Qui vengono prese le decisioni. Perché è più efficace? Perché da questo posto si governano tutte le linee della Liguria, circa 540 chilometri, e quindi è possibile prevedere gli effetti indotti che tra una linea e un'altra, tra diversi treni, e conoscendo gli effetti che la perturbazione può dare su ogni singolo treno, si fanno le scelte che minimizzano gli effetti sulla circolazione a seguito di una perturbazione, quale che sia. Dipende dal tipo di guasto, evidentemente, se si ferma un treno perché è guasto il treno, se magari c'è un guasto all'infrastruttura, da qui si coordinano anche le squadre che vanno a risolvere il guasto sull'infrastruttura, e questo è un ulteriore vantaggio dello stare tutti insieme, in una sala come questa, dove appunto viene presa la decisione migliore. Non c'è una linea guida per fare le scelte. Proprio per questo motivo esistono delle persone esperte che sono concentrate qui dentro, che in base a ciò che sta accadendo decidono cosa fare. Oggi siamo qua a inaugurare questa nuova centrale di comando e controllo che dirigerà tutto il traffico sulla Liguria, al di là che è molto affascinante da vedere, è tecnologicamente molto avanzata, e questo dovrebbe consentire risparmio di tempi, maggiore sicurezza e tutto quello che la moderna tecnologia, un quadro sinottico così importante, può garantire in termini di efficacia ed efficienza del percorso. C'è molto chiaro che i lavori da fare sono ancora moltissimi. Ora lavoriamo al treno per Milano e sui lavori di implementazione tecnologica sia sulla linea per Milano, in attesa del terzo valico che arriverà, e di implementazione tecnologica che aiuti il raddoppio a Ponente a essere davvero efficace, e ha già prodotto risparmi sia in termini di tempo per i pendolari sia in termini di sicurezza, e quindi diciamo che è un lavoro passo dopo passo, ma la strada è quella giusta. In occasione dell'inaugurazione della nuova sala di controllo, RFI e Regione Liguria hanno anche siglato un accordo quadro valido per i prossimi 10 anni. L'accordo consente di programmare, in base alle esigenze reali del territorio, l'uso dell'infrastruttura ferroviaria, i suoi sviluppi e i nuovi investimenti connessi.